A tutti, tanto per cominciare, grazie per l'invito. Proverò a dare qualche indicazione oggi di carattere generale sulle alcune interpretazioni del fascismo, come sono state articolate in un dibattito storiografico che si fa via più ricco, mi sembra, negli ultimi anni, anche se forse alcune questioni rimangono aperte nell'interpretazione del fascismo. Io proverò ad allacciarmi. Quanto tempo ho a disposizione? 20 minuti? Proverò ad allacciarmi a alcune considerazioni che faceva Dario Villani adesso sul rapporto tra la discussione attuale, l'uso del termine fascismo e il lavoro degli storici, la distinzione che gli storici fanno e l'uso che si fa invece tra il termine fascismo e nell'uso corrente e il fascismo come fenomeno storico. Ora non posso portarmi in tutti i termini, appunto accennavo per la Villani il lavoro recente di Mario Gentile alla discussione che si fa da parte degli storici di non ricondurre, di distinguere attentamente il fenomeno storico del fascismo rispetto a fenomeni attualmente in corso, che noi un po' volgarmente, un po' facilonamente forse chiamiamo populismo. Dico volgarmente nel senso che spesso il termine populista viene usato in maniera indiscriminata per indicare qualunque tipo di movimento che abbia con sé, in sé una protesta verso le elite. Il termine populista viene impiegato nella letteratura politologica soprattutto in relazione a alcuni canoni retorici che attengono alla dicotomia tra un popolo di cui queste forze politiche sarebbero rappresentanti e le elite avverse al popolo, estranee al popolo. Questa dicotomia dei fenomeni populisti trova una vasta letteratura politologica che appunto si è soffermata soprattutto sui canoni retorici di alcuni movimenti politici di protesta che però hanno tra loro profonde differenze, non solo dal fascismo ma al loro interno, cioè all'interno di questo calderone, quello che chiamiamo populismo, esistono fenomeni di carattere popolare vero e proprio insieme a fenomeni nazionalisti o neonazionalisti, che io distinguerei con grande forza, per la verità, anche se i canoni retorici spesso si assomigliano, perché all'interno di questi fenomeni probabilmente noi stiamo vedendo le ripercussioni degli effetti negativi della globalizzazione, dell'apertura dei mercati, della perdita di controllo sui mercati del lavoro e sulle precarizzazione del lavoro, sulla precarizzazione delle prospettive di vita, per cui la globalizzazione ha portato con sé una dicotomia apparente almeno tra una fascia di popolazione cosmopolita che si è arricchita, stando agli studi di Branko Milanovic, Global Inequalities, disuguaglianza globale, tradotto anche in italiano, il libro di Milanovic, il primo tentativo di costruire una analisi della distribuzione dei redditi nel corso della globalizzazione. All'interno di questa distribuzione dei redditi risulta che diciamo lo 0,1% della popolazione mondiale è diventato multimiliardario. All'interno della popolazione mondiale all'incirca l'1% si è enormemente arricchito nel corso degli ultimi 25 anni, a fronte di una di crescita della ricchezza mondiale consistente. E bisogna anche dire che la globalizzazione
recente ha portato con sé un diciamo, aumento della ricchezza mondiale che si può stimare intorno al 250% nel corso degli ultimi 25 anni, stando agli studi di Milanovic, la ricchezza mondiale è aumentata di 2,5 volte, ma la distribuzione di questa ricchezza è stata molto diseguale. Dicevo, c'è una fascia di popolazione mondiale che si è arricchita enormemente, hanno perso, questo lo dico in termini molto brutali, hanno perso posizioni e a volte anche reddito, posizioni relative, ecco, senz'altro, le fasce dei ceti medi e medio-alti delle borghesie dei ceti medi occidentali, mentre sono usciti dalla povertà, fasce importanti della popolazione asiatica e soprattutto in Asia, all'incirca 1 miliardo di persone sono uscite dalla fascia della povertà. Quindi la globalizzazione ha promosso una redistribuzione della ricchezza che è andata a premiare soprattutto l'Asia. All'interno di questa crescita dell'Asia, la posizione relativa dei paesi europei è un po' peggiorata, e oltre a peggiorare, diciamo, la posizione relativa, è peggiorata soprattutto la posizione di alcune fasce sociali, tra cui i ceti medi, quelli che stanno all'incirca tra i, diciamo, tra i 30.000 e i 50.000 euro di reddito, più o meno, e anche mentre chi sta sopra, diciamo, tra i 60.000 e i 100.000 euro di reddito annuo, sono rimasti più o meno stabili o sono leggermente arretrati. Le condizioni complessive dei ceti medi occidentali sono peggiorate le condizioni lavorative soprattutto dei figli di queste fasce di popolazione che erano almeno del nervo del compromesso liberal democratico, e quindi la mobilità della scala sociale si è modificata, e questo sta suscitando enormi inquietudini nei paesi occidentali, di cui per esempio alcuni aspetti evidenti sono alcuni risultati elettorali recenti. Trump è un caso tipico, ma al di là del dato quantitativo, credo che ci sia un dato psicologico da tenere presente, cioè per cui si stanno modificando le posizioni relative dei centri sociali. Perché dico questo? Perché poi ci aiuta un po' a introdurre anche il tema vero e proprio del fascismo. La comparazione in questo senso può essere utile cum grano salis, la percezione, cioè, del cambiamento in atto come un cambiamento epocale. Si è tentato nel corso degli ultimi 25 anni, io direi iniziando dalla fine degli anni 70 fino all'incirca al 2007-2008, quindi per un periodo più che trentennale, c'è stata una fase lunga di costruzione del mercato mondiale, riapertura del mercato mondiale, all'interno del quale si è prodotta anche la fine della guerra fredda e l'ingresso dei paesi ex socialisti dentro quest'area del mercato mondiale. Questo allargamento del mercato mondiale ha significato anche il trasferimento delle produzioni manifatturiere nei paesi terzi, la terziarizzazione della produzione, e quindi siamo in pieno periodo di quello che Carfolani nel 1944 chiamava grande trasformazione. Siamo tornati in una fase di grande trasformazione. Carfolani, intellettuale ungherese, emigrato in Canada nel corso della Seconda Guerra Mondiale, scrisse questo bellissimo libro, di cui consiglio a tutti la lettura, si chiama La Grande Trasformazione, che parla della trasformazione dei mercati del lavoro a seguito dell'industrializzazione, e lui, alla fine del suo libro, proponeva anche un'interpretazione del fascismo di grande interesse. Polanyi era un intellettuale, un economista, un giornalista, un politologo, era un intellettuale molto complesso. Bellissimi sono anche i suoi diari, di una freschezza ancora oggi a leggere, impressionante.
il grande libro sulla grande trasformazione di Polanyi proponeva un'interpretazione del fascismo in chiusura che non è stata recepita subito, è stata recepita, guardate, più dagli anni 70 in poi, ha avuto grande circolazione, diciamo, nella letteratura occidentale dopo gli anni 70. Polanyi suggeriva che il fascismo come prodotto della trasformazione dell'insicurezza sociale determinata dalle trasformazioni dei mercati del lavoro e dal passaggio compiuto verso la seconda industrializzazione, in cui lui suggeriva che la grande trasformazione avvenuta attorno a fine secolo XIX, inizio secolo XX, avesse prodotto instabilità, insicurezza per le fasce sociali e al di là dell'insicurezza, diciamo, una rottura dei legami sociali. Questa rottura dei legami sociali tradizionali avrebbe favorito risposte, diciamo, securitarie, al cui interno maturano anche proposte organiciste della nazione come risposta alla crisi dei territori, dei mercati del lavoro locale. La risposta nazionalista, secondo Karl Polanyi, era una risposta di carattere ampio, non era solamente una risposta di tipo economico, era piuttosto una risposta di tipo sociale, culturale, di dare una identità sociale a gruppi che avevano perso i loro legami di affinità territoriale. Io credo che quella di Polanyi sia ancora oggi una tesi di grande respiro, che ancora oggi interroga la storiografia, non tutta la storiografia però ha seguito quella traccia, anzi una parte però l'ha fatto, continua a farlo. Si parte quindi da questa idea del fascismo come una risposta autoritaria ma soprattutto organicista alla perdita di identità collettiva. Quindi cercare di costruire nuove identità collettive, quali tipo di identità collettiva, adesso cercheremo di introdurlo con calma, ma è a partire dalla crisi di fine secolo XIX che avanzano i temi dell'antipolitica, della crisi dello Stato liberale e della costruzione di una società di massa in cui l'urbanizzazione, la trasformazione agraria e la compiuta industrializzazione portano con sé la disgregazione dei legami delle campagne. Quindi la vita rurale, per così dire, viene sconvolta e viene trasformata anche la vita urbana. Questo non è detto che portasse automaticamente assolutamente a risposte di tipo autoritario. Questo avverrà solamente laddove questo poi si accompagnerà ad altri fenomeni. Però è interessante tornare su questi terreni perché appunto oggi ci troviamo in condizioni, come dire, molto diverse, ma di una trasformazione di pari dimensioni. Di pari qualità nella trasformazione dei legami sociali, nelle sfere comunicative e nella costruzione dei legami sociali. In questo senso io credo che si debba distinguere nell'uso corrente, forse più di quanto non si faccia fino ad oggi, il termine fascismo come fenomeno storico dal fascismo come idealtipo. Idealtipo, cioè una tipologia astratta, no? Che serve a fini comparativi e quindi alcune caratteristiche, diciamo, di risposta autoritaria alla crisi della modernità. Quindi spesso le due cose vengono troppo spesso intrecciate, anche nella storiografia, si scivola da un piano all'altro, che si utilizza, si dice oggi torna il fascismo. Non è la stessa cosa, gli storici sono scettici. Molti storici sono assai scettici rispetto a questo utilizzo del termine fascismo in questo senso, ma non è del tutto sbagliato pensare che risposte autoritarie possano scaturire dalla crisi in corso. In questo senso, quindi, io appunto, distinguerei tra l'ipotesi di
soluzioni autoritarie di cui il fascismo è stato un'espressione in una determinata congiuntura, ma in cui forme autoritarie che si richiamano alle narrazioni, agli usi retorici del fascismo per fare qualcosa di diverso magari oggi, possono tornare in vigore. Questo io non lo escluderei. Quindi in questo senso io sarei molto attento all'uso, come diceva Claudia prima, all'uso dei termini, anche nel rapporto con i giovani, che spesso, tra l'altro più di me, alcuni di voi lo sapranno, i siti web sono pieni di notizie sul fascismo e sui fascismi, pochissimo sulla storia della democrazia. C'è moltissima contronarrazione pseudotale, per cui la verità sta in rete e gli storici raccontano menzogne, più o meno. Questo è un dato diffuso con cui bisogna misurarsi. Non credo che ci sia solamente fuffa là dentro, ma credo che ci sia qualcosa di più profondo. Cioè le narrazioni tipiche che la storiografia ha prodotto fino a oggi sono in crisi. E quindi perché non sono forse all'altezza dei processi in corso oggi, in quanto le narrazioni della storiografia si rifanno alla dimensione dello Stato nazionale. Oggi è in crisi anche lo Stato nazionale, e quindi è abbastanza comprensibile che le narrazioni che noi abbiamo costruito del fascismo siano oggi aggredite, e insieme a queste anche la storiografia in quanto tale. Però oggi forse c'è anche qualcosa in più, di più profondo in corso, ma su questo non mi posso soffermare. Vi dirò, diciamo, quali sono le interpretazioni principali che la storiografia ha elaborato. La prima, in ordine di tempo, forse, è quella proposta, mi rifaccio un po', do qualche indicazione bibliografica, un'utile rassegna delle interpretazioni del fascismo è reperibile in questo libro di Alberto De Bernardi, Una dittatura moderna, il fascismo come problema storico, dove voi trovate una rassegna, diciamo, di alcune interpretazioni, specialmente di stampo italiano, del fascismo. Il fascismo come parentesi è la prima interpretazione, la più diffusa è stata anche per un lungo periodo, cioè del fascismo come un fenomeno transitorio che prima o poi sarebbe declinato, un fenomeno irrazionale portato da un gruppo di sbandati in qualche misura, quindi una risposta anti-illuminista, irrazionale, di breve periodo, che però sarebbe stata destinata a declinare. E che l'elaborazione anche che ne ha dato, come dire, l'elite liberale, che si è in qualche misura distaccata o preso le distanze dai movimenti fascisti nel corso degli anni 20, dopo qualche incertezza iniziale nell'interpretazione, qualche volta anche qualche continuità nei confronti del fascismo nascente. Una sottovalutazione probabilmente di questo fenomeno del fascismo, quindi interpretato come frutto di un gruppo preciso, ed è stata anche un'interpretazione che ha avuto una certa forza nell'immediato secondo dopoguerra, fino a tutti gli anni 50. Questa interpretazione è stata rivitalizzata nell'immediato secondo dopoguerra, perché aiutava a prendere le distanze dall'esperienza della guerra e a rigettare la responsabilità della seconda guerra mondiale e di tutti i crimini che l'avevano accompagnata su un gruppo ristretto di popolazione. L'elite dirigente del fascismo era stata responsabile della guerra, dei crimini, di tutto ciò che aveva portato una degenerazione della politica, e quindi i fascismi erano un fenomeno di elite con delle responsabilità ben precise e una ondata irrazionale che era destinata a rientrare. Questa linea poi aveva, diciamo, diverse declinazioni. Oltre a quella di Croce c'era la lettura gobettiana, un po' più
forte che faceva del fascismo un prodotto della storia d'Italia. Diceva il fascismo in qualche misura il compimento di tutta una serie di processi autoritari che avevano attraversato la storia italiana, che erano processi di elite. La storia italiana caratterizzata da una storia d'Italia veniva quindi considerata come perenne insufficienza, ecco, dello Stato italiano rispetto ai problemi di governo di una società più larga, di una nazione di nuova costituzione. Passo avanti. Una ulteriore interpretazione più o meno coeva al fenomeno, ma leggermente più tardiva, cioè che parte con la seconda metà degli anni venti, è quella che riflette la Terza Internazionale, in cui il fascismo appariva come volto autoritario dell'imperialismo capitalista. Il fascismo come, la versione più sciovinista dell'imperialismo capitalista era la lettura che ne dette, diciamo così, la Terza Internazionale, quindi la lettura, diciamo, di un pezzo importante dell'elite sovietica e dei partiti comunisti che combattevano il fascismo, ma lo ritenevano un prodotto del capitalismo. La lettura simbiotica, diciamo così, tra il capitalismo, la borghesia e il fascismo come strumento delle borghesie capitaliste. Una lettura anche questa abbastanza soffocante, per il motivo semplice che in fondo qui non si guardava al fascismo nella sua dimensione concreta, ma si guardava all'insieme delle borghesie e si diceva semplicemente questa è una variante del capitalismo e in fondo è un fenomeno di tipo capitalista che però non spiegava e non poteva spiegare quello che poi sarebbe successo, la guerra tra i fascismi e le potenti capitaliste. Dal 35-36 in poi, infatti, questa lettura entra in discussione e il primo a metterla in discussione è Togliatti. Con il settimo congresso internazionale comunista questa lettura entra in discussione dentro la Terza Internazionale. Gli italiani, che non erano mai stati d'accordo in fondo su questa lettura, appunto avendo un'esperienza diretta del fascismo primigenio, guardate bene, importante, il fascismo italiano è il fascismo primigenio, ma che trova emuli in molti paesi europei nel corso degli anni venti, a partire dall'Ungheria, ma anche altrove, non sono d'accordo. Togliatti sarà il promotore di una lettura che separa il capitalismo dal fascismo. Fa parte della storia intellettuale dell'antifascismo italiano quello di aver voluto nettamente separare il fascismo dal capitalismo, quindi di non accettare questa lettura. Però è una lettura che non tutti i comunisti italiani sposano perché ritengono a rischio di riformismo, troppo prossima alle posizioni dei social riformisti. La lettura della Terza Internazionale è quella del social fascismo, per cui tutto ciò che è compromesso con la borghesia è prossimo al fascismo, anche i socialisti riformisti che vogliono il compromesso con le borghesie sono quindi subalterni alla borghesia capitalista. E tutto ciò che è riformista è in qualche modo prossimo al fascismo, per cui il social fascismo si identifica addirittura dei fini socialisti e riformisti. Tutto ciò che non è comunista è prossimo alla borghesia, tutto ciò che non è rivoluzionario, quindi è vicino alla borghesia, e tutto ciò che è vicino alla borghesia è fascista. Quindi il tema del social riformismo, del social fascismo, è un tema che attraversa gli anni 30 e su cui la Terza Internazionale subisce delle ambiguità, ad esempio che appunto sposa inizialmente quella tesi, poi dal 35 in poi cambia linea, ma non tutte all'interno sono d'accordo. Togliatti, vi dicevo, è uno dei più fini lettori del fascismo
e ciò farà di lui anche un leader politico di grande spessore nella lotta al fascismo. Quello che fatto agli altri è di cercare di spostare l'asse del movimento operaio socialista della Terza Internazionale verso una lettura diversa del fascismo, che riguarda soprattutto l'idea che lo Stato fascista ha una sua autonomia, che il fascismo ha una sua autonomia rispetto alle borghesie e che quindi è legittimo tentare in fronti popolari, tentare strategie di alleanze antifasciste più larghe. Questo è un tema importante, l'analisi che è stata poi pubblicata solamente in maniera completa solamente di recente, le lezioni sul fascismo di Togliatti a Mosca sono state ripubblicate più volte in pezzi diversi, inizialmente in modo parziale, non è stato Togliatti tra l'altro a rispondere tanto. Interessante anche questo. Ma sono state ripubblicate per pezzi negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, fino a che si è arrivati di recente a una lettura più completa, a recuperare credo oramai tutte le lezioni, forse una ne manca del ciclo delle lezioni di Togliatti sul fascismo. L'ultima è stata pubblicata, credo, da Einaudi, a cura di Francesco Buscini, ed è la più completa, dove sono raccolte alcune lezioni che mancavano nelle lezioni precedenti. La lettura comunque che Togliatti ha un grande interesse, perché Togliatti si dimostra storico di vanità, cioè mette in luce che il fascismo organizza le masse popolari offrendo loro qualcosa di più di uno strumento economico, ma organizza la vita sociale. E il punto centrale che Togliatti mette al centro della sua riflessione è il dopolavoro. È la strategia che il dopolavoro costituisce come luogo di organizzazione della società del tempo, quindi dare qualcosa di più che retribuzione economica, ma organizzare la vita sociale, il tempo libero, l'offerta culturale, l'organizzazione appunto delle vacanze, le ferie pagate, l'organizzazione delle ferie per i bambini, le vacanze al mare, no? Questo elemento è già molto forte. Vado avanti perché si fa tardi. Terzo livello di lettura è il fascismo come fenomeno decisivo. È una lettura che parte dalla fine degli anni 50 e che circola già negli anni 30, però insomma ha più forza a partire dagli anni 30, dagli anni 50, sono gli studi di Gino Germani, soprattutto, un sociologo italiano che riflette sulla scelta dei sentimenti come terreno formazione dei quadri fascisti, cioè i quadri a suo avviso sono dei nuovi ceti medi che si stanno formando in Italia, che saranno i protagonisti del Partito Nazionale Fascista e dell'ascesa di non è una borghesia imprenditoriale appunto, ma sono ceti medi che si appoggiano sullo Stato e sulle organizzazioni del fascismo, quindi organizzano che cosa poi? Organizzano la massa popolare. Ma attorno a questa riflessione si allarga il quadro con le riflessioni di Juan Linz, un altro sociologo sudamericano, Georg Mosse e lo stesso Renzo Di Felice, che invece allargano il quadro e parlano di nazionalizzazione delle masse, cioè si dice che il fascismo è il prodotto di un percorso lungo di costruzione di una nazione e di inglobamento delle masse popolari dentro il concetto di nazione. Dare quindi una risposta organica al problema di includere masse popolari che lo Stato liberale aveva tenuto fuori dalla vita politica attraverso il suffragio ristretto. Voi sapete che nel 1912 si introduce il suffragio universale, ma nel 1919 c'è il voto di lista e si introduce la proporzionale. Quindi suffragio universale maschile naturalmente, è nel primo dopoguerra che si pone il problema della partecipazione politica attorno a cui
si rompono gli equilibri dello Stato liberale. L'idea, insomma, che circola una parte della storiografia ancora oggi è che il fenomeno del fascismo vada inquadrato attorno alla costruzione di un discorso nazionale pre e post prima guerra mondiale, attorno alla questione dell'imperialismo da un lato, quindi dell'espansione coloniale, e dall'altro della partecipazione alla prima guerra mondiale. Salto ancora il fascismo come arretratezza. Altra ipotesi, che è uguale a quella opposta, il fascismo come prodotto delle società agrarie. Società agrarie che passano alla modernità. Cioè, il prodotto di una disgregazione sociale, poi richiama alcuni aspetti di Carpolani, come dicevo prima, cioè il fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie in rapida trasformazione e di rapida industrializzazione. È una tesi che circola specialmente tra gli economisti, per esempio Pasquale Saraceno nel 45, non mi ricordo male, 44, scrive un libro in questo senso, in cui propone un'interpretazione del fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie, e infatti i protagonisti dei fascismi sono Ungheria, paesi diciamo, con grande forza di tradizione agraria, Sud America, cominciano a sostenere che i fenomeni fascisti sono fenomeni di transizione verso l'industrializzazione in cui ci sono delle elite agrarie che guidano un processo autoritario di industrializzazione. In questo senso ci sono alcuni studi molto belli, molto interessanti, il più bello forse quello di Jarrett O'Neill, che parla del fascismo come prodotto appunto di società agrarie, e lui compara il Giappone, l'Italia e la Germania. In questi tre casi però la Germania è un po' anomala, perché la Germania è un paese di industrializzazione precedente, in cui il fascismo è difficile spiegare il nazismo cioè, attraverso questo tipo di categorie, per cui si cerca di andare più indietro e di dire è la tradizione autoritaria di Bismarck, è la tradizione di Juncker che continua a pesare nonostante l'industrializzazione. A speculare a questa, diciamo, di completamento a questa, è la tesi del fascismo quindi come arretratezza che si proietta sulla modernità, quindi il fascismo come prodotto di una modernizzazione accelerata, autoritaria. Su questo, diciamo, appunto, il libro di De Bernardi dà qualche indicazione, ed è un tipo di riflessione che già Gramsci nei suoi quaderni avvia. Gramsci però è più sofisticato, mi sembra, di quanto molti non si siano accorti inizialmente. I quaderni di Gramsci, come voi sapete, sono stati editi negli anni 40, a partire dal 47 diciamo, in poi, ma nella versione completa solamente dagli anni 70, l'edizione Gerardale, che ha permesso di dare una lettura un po' più articolata, diciamo, dei quaderni. La lettura precedente un po' più limitata. Che cosa viene fuori da Gramsci? L'impostazione che dà Gramsci è quella di una soluzione non solo ai problemi economici, diciamo, di trasformazione della modernizzazione, ma è quella della costruzione di un blocco di cultura politico-sociale in cui si sposano modelli di culture, diciamo, frammentati e tendenzialmente di tradizione autoritaria ad un progetto di modernizzazione accelerata sul modello americano. L'americanizzazione autoritaria, ma che tipo di blocco sociale individua? Gramsci individua questa nozione di blocco sociale, cioè cerca di capire che tipo di blocchi sociali aderiscano al fascismo. Non si accontenta di un gruppo, non sono i ceti medi, non sono le borghesie, non è riduttivo. Cerca invece di andare a capire, e non si accontenta della sociologia, soprattutto lui investiga la cultura del tempo e lui incomincia a interrogarsi in maniera molto forte su tutti gli elementi culturali che frammentati che potevano favorire o avevano favorito la disgregazione dello Stato liberale
un passaggio verso una società nuova, di cui però il fascismo cerca di appropriarsi e si interroga anche in maniera acuta, diciamo, anche tormentata nei quaderni, se il fascismo sarà capace di tenere o se il fascismo degenererà. Lui muore prima, no? non ha il tempo di dare una risposta, è un interrogativo lacerante, si sente nei quaderni questo. Se il fascismo sia in grado di dare una risposta alle esigenze di modernizzazione dell'italiano, ma soprattutto alle esigenze di formazione di una nuova cultura umana, lui su questo insiste molto. Quindi un allargamento, un'esigenza di una cultura più larga, di cui le masse popolari erano state in parte portatrici, ma lui ritiene soprattutto che c'erano elementi diffusi di richiesta di trasformazione sociale e di una cultura non necessariamente conservatrice, che però poi troverà appunto composizione, forse in parte, nel fascismo. Gli storici successivi si sono interrogati, dicevo, soprattutto sulla questione agraria, cioè il fascismo come fenomeno agrario interroga molto diciamo, la storiografia italiana, il tema che ha affrontato in particolare Roberto Vivarelli in uno studio molto conosciuto, sono tre volumi pubblicati a più riprese, in cui lui ha cercato di fare una storia della nascita e origine del fascismo, in cui sostiene che il fascismo è fondamentalmente agrario. Cioè, che cosa, a cosa corrisponde il fascismo? Alla lotta nelle campagne per la trasformazione dei patti agrari, la trasformazione delle condizioni agrarie, specialmente i movimenti bracciantili che nel corso del tardo XIX secolo, all'inizio del XX, si erano organizzati in leghe. Il movimento bracciantile che cambia le condizioni di controllo del mercato del lavoro avrebbe in qualche modo modificato gli equilibri sociali, la forte sindacalizzazione, specialmente in alcune aree, in particolare in Emilia Romagna, uno dei terreni su cui Vivarelli ha studiato di più, porta al controllo del mercato del lavoro in alcune aree territoriali a struttura capitalistica agraria, cioè con contratti tra virgolette di tipo capitalista, non la mezzadria, ma laddove c'era il lavoro salariato nelle campagne, lì il contratto, le condizioni contrattuali vengono sempre più controllate dalle leghe, e le leghe, in particolare di Enzio Rosso, 1920, nel periodo della dopoguerra, incominciano ad avere il monopolio, riescono ad avere per un certo periodo il monopolio del mercato del lavoro nelle campagne, il che significa un includimento della lotta di classe, diciamo, nelle campagne. E Vivarelli sostiene che questo inasprimento della lotta sociale nelle campagne polarizza la società italiana in due blocchi contrapposti, in cui però a suo avviso il Partito Socialista fa commettere l'errore storico di essere indeciso e di essere ambiguo riguardo le proposte rivoluzionarie dei massimalisti, che in quel periodo hanno la maggioranza dentro il Partito Socialista. E il massimalismo socialista viene visto da Vivarelli come responsabile culturalmente, diciamo così, della paura che la borghesia agraria registra in quel momento e che li porteranno a appoggiare squadre armate per la disgregazione della lotta sindacale in queste aree più forti, e in particolare le elezioni del 1920-21, elezioni amministrative, laddove queste elezioni portano spesso grandi vittorie dei partiti di sinistra, però non comportano quindi misure di pace sociale, ma addirittura, ad avviso di Vivarelli, quindi l'inasprimento di rapporti di classe, il che favorirà, a suo avviso, lo scatenamento di una lotta violenta su cui pezzi della borghesia agraria si appoggeranno. Questo ha a che fare anche con la Puglia, poi sicuramente ne dirà Claudio. E insomma il tema della contromobilitazione delle campagne a essere sottolineato come uno dei
terreni di partenza del fascismo, cioè il fascismo come risposta alle modifiche della composizione della forza lavoro, ma anche della proprietà nelle campagne. E questo è l'ultimo tema che vorrei accennarvi, che ha a che fare molto con la Puglia, cioè nel Mezzogiorno, tra 1917 e 1921, avviene la formazione di un ceto di proprietari, di piccoli e medi proprietari, coltivatori diretti, che sono un gruppo già preesistente, ovviamente nel corso dell'unità, voi sapete, insomma, la vendita del demanio, tutta una serie di operazioni che permettono la formazione di un ceto di piccoli proprietari, piccoli e medi proprietari, ma la grande proprietà incomincia a vendere terreni durante la prima guerra mondiale, è meno redditizia l'agricoltura, si forma un ceto di coltivatori diretti, e a questa espansione, che si stima, si passa dal 17% al 31% di proprietari. Quindi si spacca l'unità delle campagne tra braccianti e piccoli proprietari e grandi proprietari. Questo avviene anche con una certa forza in Puglia, per cui lo studio storiografico poi si è concentrato sulla rottura dentro le campagne, cioè degli interessi tra le leghe bracciantili che cercano di alzare i salari, e il conflitto che invece si innesca con la piccola e media proprietà, che rispetto a questa politica è contraria, perché rischia di mettere sul luogo del collasso, perché non sono più in grado di avere braccianti stagionali a basso costo. Imprese marginali che vivono con difficoltà la crisi del 19-21 in particolare, si troverebbero in posizione socialmente conflittuale rispetto a parte del bracciantato. Quindi si rompono vecchi legami personali anche nelle campagne, e questo porterebbe una parte del movimento contadino a rompersi, e poi anche parte delle leghe dei dirigenti sindacali a sposare la causa nazionalista, nel momento in cui, passata la grande ondata rivoluzionaria, pseudo-rivoluzionaria del 1920, si vede che questa ondata rivoluzionaria degli scioperi ha portato pochi esiti, una parte della dirigenza sindacale abbandonerà i socialisti e cercherà appoggi invece sulla piccola media e sulla grande proprietà terriera, e quindi incominciano ad organizzarsi le leghe anche sindacali guidate da ex sindacalisti. Che si propongono di costruire un sindacato unitario su base nazionale. Quindi il discorso è non più i sindacati liberi, ma i sindacati nazionali, un sindacato unico su base nazionale, seguendo le proposte dei nazionalisti italiani guidati da Corradini. Questa attrazione, verso l'idea di una corporazione unitaria dei sindacati, che dovrebbero sedare la lotta di classe e trovare una soluzione consensuale al rapporto tra braccianti e datori di lavoro. Quindi non più un rapporto conflittuale, con l'idea che la lotta di classe dal 1920 non ha portato da nessuna parte, una parte del movimento sindacale rivoluzionario incomincia a sposare la causa nazionalista e a predicare invece il compromesso di classe. Quindi proposte di una pace sociale forzata, ma anche ricerche di un nuovo consenso di massa con ambiti e strumenti nuovi di intervento che vanno ad appoggiarsi sullo Stato, e che cercano quindi anche autoritariamente di mettere insieme proprietà e mercato del lavoro. Chiudo qui queste riflessioni molto, molto stringate per dire che in Puglia, poi lascio
approfondire la questione a Claudia, tutti questi elementi precipitano perché in Puglia è una delle regioni più avanzate sul piano dell'organizzazione agraria, dell'organizzazione Bracciantini, del Mezzogiorno. È una delle aree in cui l'agricoltura è orientata all'export e risente molto fortemente della crisi del primo dopoguerra. Adesso chiudo qua, scusate per la lunghezza.